Amici di Rai Sport, un saluto a tutti. Siete collegati con lo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina, 17ª giornata, campionato italiano di Lega Pro, girone C, Messina-Lecce. Tra poco approfondiamo tutti gli argomenti, la vedete vicino a me per il commento, Katia Serra. Ciao Katia. Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Buon lavoro anche alla squadra tecnica Franco Venditti, che coordina il tutto dalla regia. Bordo campo, quest'oggi c'è il collega Lucio Micheli, andiamo subito da lui. Buon lavoro anche a te, un flash Lucio. Sì, buon pomeriggio da Messina, dobbiamo dire di una giornata plumbea, in questo momento non piove, ha piovuto in mattinata, le condizioni del terreno di gioco non sono certamente perfette, speriamo naturalmente che non piova, per il momento linea a voi. Voglia di riscatto, due squadre che vengono da un risultato negativo che ha caratterizzato l'ultimo turno di campionato, entrambe le formazioni hanno perso per 3-0 e dunque diventa un confronto importante per i rispettivi obiettivi, da una parte la corsa promozione del Lecce, dall'altra la corsa per un posto tranquillo in campionato del Messina. Dunque gara che promette davvero tante emozioni, considerando anche le assenze che di fatto cambiano un po' anche gli scenari e i moduli delle due squadre. Katia. Sì, oltre a questo aggiungerei anche che il turno infrasettimanale che costringe entrambe le squadre a giocare tre partite in una settimana hanno portato i mister a fare delle scelte, perché non sono abituati a questi ritmi, quindi in particolare vedremo soprattutto il Lecce ha rivoluzionato tantissimo. E dall'altra parte invece il Messina costretto anche a dei cambi per delle defezioni, ricordiamo Capo ha infortunato e Agrapovic e Maccarone squalificati. E qui, questo dunque anche questo anche l'aspetto, diciamo, coreografico, con le presenze dei tifosi che hanno raggiunto lo stadio per questa gara che in un primo tempo era prevista per le 20:45, poi delle problematiche all'esterno per quanto riguarda l'illuminazione, dunque per motivi di sicurezza gara che è stata portata alle 14:30. Direi però di andare a sentire insieme le voci dei protagonisti, cominciando dal tecnico del Lecce Padalino, intervistato da Lucio Micheli. Sentiamo. Sì, ma l'idea di calcio rimane la stessa. Dopo una brutta prestazione fornita con il Matera, anche se poi paradossalmente eravamo partiti bene e ci siamo andati prima noi vicino al gol, non concretizzati con Torromini e Caturano, però nel complesso credo che non abbiamo fatto una prestazione all'altezza della situazione. Quanto sono lontane l'altra realtà, quella del Foggia pugliese, rispetto a voi? Cioè la classifica dice che siete tutte lì, e quindi sarà un campionato da vivere fino alla fine, sarà così? Sì, questo campionato è molto equilibrato, lo dimostra la classifica, non c'è una squadra mazza campionato, nonostante ci siano dei risultati altalenanti, e quindi c'è molto equilibrio al vertice, ma poi nei gironi di ritorno tante cose sicuramente cambieranno, come spesso ci ha insegnato e ci hanno insegnato i campionati precedenti. Nonostante la classifica sarà difficile battere il Messina qui. Non è nulla facile, lo dicevo prima, non c'è niente di scontato, assolutamente no, e guai a pensare che ci siano partite facili da qui alla fine. Formazione obbligata per il Messina, oggi in campo con un inedito 4-4-1-1, diciamo che soprattutto al centrocampo avrete parecchi problemi, è così? Perché tra squalifiche e infortuni abbiamo pochissimi centrocampisti a disposizione, addirittura Musacci proverà prima della partita per vedere se riuscirà a sostenere la partita o almeno un minutaggio limitato della partita, ma siamo corti perché tra squalifiche e infortuni lì in questo momento stiamo un po' soffrendo. Cosa è accaduto a Melfi in quel 3-0? Ma diciamo che secondo me il campionato... nell'arco di un campionato ci sono 4-5 partite dove la squadra fa benissimo anche al di sopra di ogni aspettativa. Poi ci sono 28 battaglie dove, diciamo, la partita sono tutte molto equilibrate, viene decisa magari da un episodio, da una situazione da calcio da fermo, e poi il resto sono partite molto tirate.
e poi ci sono 4-5 partite all'anno dove non entri neanche in campo, dove proprio dici non sai neanche da dove mettere le mani, perché comunque è anche fisiologico che ci possa essere degli inciampi durante la stagione. Ecco, noi a Melfi più che altro siamo usciti di campo nel secondo tempo con il 2-0, perdendo la testa con due espulsioni. Dopo in 9 è chiaro che abbiamo prestato il fianco a delle ripartenze, loro hanno arrotondato il risultato con anche, secondo me, una decisione, una conduzione di gara da parte dell'arbitro sicuramente non all'altezza della situazione. Infatti lei aveva detto: se parlo mi squalificano a vita. Sì, perché quando te vedi che un arbitro, più che stare attento a quello che succede nel terreno di gioco e a prendere decisioni giuste, perché noi il primo gol è un fuorigioco clamoroso di 6 metri, perché il giocatore è sul dischetto del rigore e il nostro più vicino è fuori dell'area. Addirittura su una rimessa facile che era nostra, che è stata invertita, poi un gol annullato a Pozzebon e due espulsioni che non stanno né in cielo né in terra, è chiaro che uno rischia a fine partita, sull'orlo della tensione, di dire delle cose, di andare magari oltre. Io ho preferito non parlare dell'arbitraggio, tanto ci sono le immagini talmente chiare che penso che le mie parole servano a poco. E dunque queste le voci dei protagonisti. C'è da dare una notizia positiva proprio per quanto riguarda la squadra di Lucarelli, perché è arrivata questa mattina la comunicazione ufficiale che non ci sarà nessuna penalizzazione per il Messina, perché il ricorso presentato, neanche a dirlo, dall'avvocato Chiacchio, che insomma è un esperto nel settore, è stato accolto. Dunque Messina che ha avuto una soluzione in tutte le componenti, e dunque questo sicuramente è un sospiro di sollievo per il prosieguo del campionato dei siciliani, anche perché Katia Serra non mancano i problemi per quanto riguarda Lucarelli. Ricordiamo lo stravolgimento nell'arco dell'anno, Lucarelli che è il terzo allenatore dopo Bertotto e Marra, una squadra costruita insomma in più fasi, e dunque almeno questa notizia regala un piccolo sorriso al tecnico e alla società. Sì, sicuramente, anche perché comunque in una classifica deficitaria un punto in più può davvero dare tranquillità, per cui oggi sotto il profilo psicologico, al di là della giusta reazione che la squadra deve avere, può essere anche un attimino più serena proprio alla luce di questa decisione. E dunque questo per quanto riguarda il Messina. Vedete intanto l'arrivo delle squadre dall'altra parte, una botta in campionato, certo con una situazione particolare, anche Eurogol che hanno caratterizzato l'ultimo impegno casalingo del Lecce, la sconfitta con il Matera, e insomma una squadra che probabilmente non si aspettava anche una sconfitta di queste dimensioni. Sì, esatto, soprattutto nelle dimensioni, come ci ha detto anche mister Padalino, è chiaro che la prestazione non l'ha soddisfatto, ma è altrettanto vero che secondo e terzo gol sono state delle realizzazioni fantastiche per qualità, ed è non sempre insomma avvengono a questi livelli, quindi probabilmente se non fosse successo soprattutto 2-0 la partita magari poteva avere anche un'inerzia differente, invece così non è stato, e credo che oggi mister Padalino volutamente, anche per dare una scossa e una reazione, ha fatto tanti cambi. Vediamo qui la classifica intanto che ci manda Franco Venditti dalla regia. La situazione è questa: Juve Stabia con il Lecce, Stabia però che deve recuperare una gara, ma insomma queste squadre in testa, Katia Serra, sono quelle che probabilmente si giocheranno, no? Poi alla fine la promozione. Sì, e va detto anche che il Lecce nello scontro diretto ha vinto per 3-2, una partita equilibrata dove però è riuscito insomma a guadagnare 3 punti fondamentali, e quindi questo dà il valore della rosa di mister Padalino, una rosa importante sia qualitativamente che numericamente. Direi adesso di andare da Lucio Micheli a bordo campo, perché c'era un dubbio fino all'ultimo, sono arrivate le distinte ufficiali, però Lucarelli doveva scegliere tra Ricozzi e Musacci. Adesso sembra, almeno dalla distinta ufficiale, che Musacci ce la dovrebbe fare a scendere in campo, quindi io vado da Lucio Micheli per avere conferma di questo. Eh sì, ma io ne so quanto voi, nel senso che ancora non abbiamo la certezza al 100%
del cambio, comunque sì, fino all'ultimo momento nel 4-4-1-1 voluto da Lucarelli è probabile insomma che alla fine l'abbia spuntata Musacci su Rigozzi, ma lo sapremo con certezza solo all'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco. Ok, dunque noi aspettiamo naturalmente la conferma, naturalmente è una cosa anche un po' inconsueta che ancora non si sappia in maniera ufficiale questo. Sì, è chiaro, anche se il dubbio è stato un dubbio determinato dal fatto che Musacci non sta benissimo, perché se il giocatore sta bene, Lucarelli aveva già scelto e ha preferito l'esperienza di Musacci alla diciamo qualità e all'inesperienza invece del giovane Rigozzi. Allora, consideriamo Musacci in campo, andiamo a vedere proprio il Messina, dunque lo dicevamo, i tanti problemi, Akrapovic che è squalificato come Maccherone e anche la Capua che è infortunato. Queste le scelte di Lucarelli con Berardi in porta, poi gioca De Vito, Musacci, Pozzebon, Milinkovic, Bruno, Rea, Jonut, Marseglia, Mancini e Grifoni. Come possiamo notare intanto non più 4-3-3, molto caro a mister Lucarelli, ma Milinkovic alle spalle di Pozzebon, i due mediani Mancini e Busnacci. E poi soprattutto in difesa questa coppia Bruno e Rea che dovrebbero garantire esperienza da una parte, potenza, fisicità e anche un discreto affiatamento. Per quanto riguarda invece Padalino ci sono delle scelte comunque precise, ha in pratica rivoluzionato un po' la squadra che aveva perso 3-0 in casa con il Matera. Gomis in porta, Contessa, Cosenza, Vutov, Zonev, Drudi, Caturano, Fiordilino, Ciancio, Dumbia, Persano. Allora intanto il primo aspetto che balza all'occhio, una squadra a trazione anteriore, due prime punte Caturano e Persano con gli esterni Vutov e Dumbia a supportare la fase offensiva, una squadra appunto che cerca di sfondare centralmente, un'occasione importante per Persano e Vutov che sono tra gli 11 di oggi quelli che hanno giocato di meno fino adesso, e Ciancio, il duttile Ciancio schierato sulla destra per una squadra che vuole partire subito forte. Due squadre che ancora non hanno varcato la soglia del tunnel per entrare in campo, questo a dimostrazione anche di quello che si diceva, evidentemente c'è stato un ritardo proprio per questa motivazione legata alla scelta del centrocampista per il Messina. Andando a vedere un po' anche i numeri, naturalmente formazione salentina che sembrerebbe favorita sia per il discorso classifica ma anche per i numeri, un Lecce che finora ha il terzo miglior attacco del girone C dopo Juve Stabia e Matera, 29 gol, Lecce ne ha realizzati 27, Messina solo 14, e le reti subite, Lecce ne ha subite 15, finora Messina ne ha subite 22, insomma numeri che ci dicono un po' anche la differenza delle due squadre. Assolutamente, a cui potrei aggiungere le 9 vittorie del Lecce contro le solo 3 del Messina, anche queste sono determinanti per far capire quanto la squadra di Padalino ha davvero delle potenzialità importanti, potenzialità che si sono arrestate nell'ultimo turno di campionato ma venivano da due vittorie consecutive, quindi probabilmente una battuta d'arresto più mentale che per reali problemi sul campo. La scelta da parte di Padalino insomma di lasciare fuori Torromino, Pacilli, insomma giocatori importanti anche dal punto di vista realizzativo, probabilmente proprio per le tante gare ravvicinate, avere insomma una squadra anche fisicamente diciamo al meglio. Sì, secondo me anche per dare un'opportunità ad altri calciatori, per far capire che tutti sono inseriti nel progetto e che per loro oggi deve essere un banco di prova fondamentale, soprattutto sotto il profilo dell'approccio e dell'impegno, perché la qualità di Vudov o di Dumbia stesso non mancano. E infatti se andiamo a paragonare l'11 dell'ultimo turno e quello odierno, solo Gomis, Contessa e Drudi sono i tre confermati, tutti gli altri invece sono cambiati, e questo la dice lunga su quanto possa scegliere il mister. Naturalmente c'è una grande tradizione per questo confronto tra due società che hanno vissuto anche i fasti della Serie A, ci sono stati due incontri in massima serie ed ecco dunque
l'ingresso in campo delle formazioni, e tra poco naturalmente Lucio Micheli ci darà la conferma. Ve la do subito, giocherà Musacci. E dunque grazie a Lucio Micheli, dunque confermata la presenza in campo di Musacci, con Ricozzi invece in panchina. Buona l'affluenza di pubblico, chiaramente anche per il richiamo di una delle capoliste al momento del girone C. Messina che a gennaio dovrà naturalmente provare a intervenire sul mercato per regalare, diciamo, qualche altro elemento a Lucarelli, viste anche le tante problematiche che ci sono state finora nel mettere su la formazione titolare da parte del tecnico. Sì, è chiaro che un po' di qualità in più serve sicuramente a questa squadra per poter proseguire il campionato con più tranquillità. Quello che possiamo anche aggiungere è che non è semplice per questa squadra anche allenarsi su delle strutture che gli consentano di poter lavorare al meglio. Per lavorare al meglio mi riferisco al fatto che certamente il terreno di gioco è fondamentale per tenere ritmi alti e intensità durante le sessioni d'allenamento. Così non è, quindi è chiaro che quando magari tra la settimana ti abitui a uno o due tempi di gioco in più causa il terreno, poi sul campo la domenica lo paghi, questo è inevitabile. E quindi è un insieme di aspetti che dovrebbero migliorare per permettere a Lucarelli di svolgere ancora al meglio il suo ruolo da allenatore. Due curiosità: la maglia del Messina è una maglia scelta dai tifosi siciliani, e dunque questa particolarità con il Messina che indossa la maglia che vogliono i loro tifosi. E per quanto riguarda invece la panchina del Messina, c'è la presenza del dottor Ricciardi, che era stato il medico sociale ai tempi anche di Scoglio di Mutti. È stato di fatto invitato dalla società e alla sua panchina numero 1610, di fatto insomma una piccola ricorrenza per quanto riguarda questo dottore che ha fatto parte della storia del Messina. L'arbitro lo vedete, il signor Giosuè Mario Dapice. Cominciato il match, Riccardo Fabbro e Tommaso Diomaiuta sono gli assistenti. Dapice di Arezzo, Fabbro di Roma 2, Diomaiuta di Albano Laziale. Dunque c'è il Messina con il pallone che arriva dalle parti di Drudi. C'è l'impostazione di Cosenza per il Lecce. Ciancio, la battuta lunga, ha toccato Persano, recupera il Lecce, ultimo tocco di Milinkovic. Dunque la rimessa laterale per i salentini, che attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Intanto è a terra il giocatore del Lecce, è rimasto infortunato. Si tratta di Caturano. Ancora non si rialza Caturano, grazie a Lucio Micheli, che sarà il nostro occhio attento a bordo campo per questo match. Accesi anche i riflettori allo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina. Bruno si allarga De Vito, l'impostazione della formazione di casa. Rea, la battuta in avanti che non c'è, però che non è precisa, e dunque si ripartirà dal Lecce. Pronto Contessa, e di nuovo Messina. Primi momenti di studio del match, due squadre che hanno cominciato con una certa circospezione. Ma intanto guarda, in questi primi minuti è anche un prendere confidenza col terreno di gioco, perché come vedi non sempre rimbalza uguale in tutte le zone del campo, ed entrambe le formazioni sembrano
questa fase un pochino più preoccupate di capirne il rimbalzo per gestirlo al meglio. Katia, io vorrei dire anche che oltre a gestire il rimbalzo sono anche attenta alle gambe le due squadre, perché il terreno è veramente in condizioni pessime. Vediamo chiaramente questa scelta di Padalino con i due attaccanti Caturano e Persano che sono proprio lì centralmente ai lati, Vutov e Dumbia, quando naturalmente c'è il possesso per i salentini. Sì, è importante che due prime punte possano stare vicine per diciamo così avere più fisicità al centro dell'area. Tra l'altro in questo modo vediamo il numero 33 Mancini, che spesso è costretto ad arretrare tra i due centrali e ad andare in raddoppio su o Persano e Caturano. Questa è una mossa che abbasserà sempre di più il Messina dentro la propria area. Lecce a sinistra con la rimessa laterale però conquistata dal Messina. Finora gioco che si è fermato sempre a centrocampo, con adesso di nuovo il Lecce che prova ad organizzarsi. Qui c'è il fallo su Dumbia e dunque la punizione conquistata dalla formazione di Padalino. Dumbia, quando ti punta nell'uno contro uno nei primi metri, ha abilità e al tempo stesso reattività per saltarti, in questo caso con palla rimbalzante è stato ancora più facile per lui. Naturalmente con queste condizioni anche del campo i calci da fermo diventano una grande opportunità. Pallone dentro l'area di rigore senza problemi Berardi. Al rientro da titolare aveva avuto un problema nell'ultima gara, non era stato convocato per la trasferta di Melfi, al suo posto aveva giocato Russo che è in panchina. Intanto qui prova Milinkovic a salire, tocco per Jonut, poi Mancini, lotta di Dumbia, prova a partire per il Lecce. Tocco dietro e c'è la rimessa laterale in favore del Messina. Vediamo anche come sulle ripartenze ci sia qualche difficoltà. Sì, si vede chiaramente come la palla, anziché viaggiare radente al terreno, rimbalza costantemente. Questi piccoli saltelli rendono tutto molto più complicato. Pozzebon è il cannoniere del Messina, è sceso giù a far salire la squadra. Le prime indicazioni dal campo sono quelle di Lucarelli, che vuole una squadra molto raccolta e poi pronta a ripartire in contropiede. Grifoni ha provato in avanti, Mancini ha recuperato il pallone ma c'è l'intervento di Dapice. Calcio di punizione in favore del Lecce, che tiene un baricentro altissimo in campo. Tra l'altro abbiamo visto come nell'azione precedente Cosenza abbia seguito Pozzebon, che si era abbassato ben oltre la propria metà campo. Questo indica come preferiscono seguirlo con i centrali anziché magari affidarlo a un centrocampista in quella zona di campo. Lancio profondo qui, palla però troppo lunga e dunque Berardi può far ripartire l'azione dei siciliani. Lancio che intendeva far viaggiare Vutov, ma pallone che non poteva essere raggiunto dal giocatore bulgaro del Lecce. Pronto al rinvio dunque Berardi. Di fatto sembrava essere finita la sua esperienza con il Messina. Nella scorsa stagione ci fu addirittura un post su Facebook del presidente: fuori Berardi, mai più a Messina, e chi ha sbagliato? Presidente Stracuzzi, dopo il 3-0 contro il Benevento, ha vissuto Berardi una estate da separato in casa. Alla fine però, nonostante anche la mancanza di preparazione, anche per un infortunio, ha conquistato di nuovo una maglia da titolare e certamente uno degli elementi a disposizione di Lucarelli di esperienza che può dare un buon contributo alla stagione. Soprattutto in un ruolo determinante, perché comunque
Non è semplice, quando si costruisce una squadra di solito si dice portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante, è l'asse centrale della squadra che deve avere, dovrebbe avere gli elementi più determinanti per poter ambire a un progetto tecnico utile. Cosenza, ritmi bassissimi in questo inizio di partita, con l'errore qui del Messina. C'è poi Persano, cade, ma si continua a giocare, si lotta in mezzo al campo, ha provato a recuperare il pallone Jonut, poi però un lancio ancora una volta che si perde oltre la linea di fondo. Padalino è soddisfatto delle prime fasi del Lecce perché vede una squadra propositiva, anche se trova l'ingenuità della sua squadra quella di non sfruttare in ampiezza il campo. Sì, e soprattutto lo sta facendo cercando costantemente la corsia di sinistra con Dumbia, senza alternare invece a quello opposto dove Vutov, il bulgaro, classe 96, molto giovane, è più abile nei tagli dentro l'area e magari nel dribbling, visto la buona tecnica che ha, piuttosto che giocare nello spazio, però al momento è stato poco cercato dalla squadra. Sale Ciancio, poi centralmente Zonev, Ciancio, si fa vedere Vutov. Lui va a dare la sovrapposizione Ciancio, ma non si fida, torna da Zonev. Zonev va al cross dentro, sbagliata però la sua battuta, poi Cosenza, Pozzebon lotta, Cosenza in anticipo, il tocco su Drudi, si allarga Contessa, Drudi però porta lui il pallone, si ferma, guarda lo schieramento dei compagni, ancora in possesso il centrale difensivo del Lecce, adesso l'appoggio a Contessa, si fa vedere Dumbia, il pallone però è dentro per Torromino, ha cercato al volo Persano ma è stata fermata la sua azione. Attenzione qui al Messina che può partire, c'è la possibilità dell'uno contro uno con Milinkovic che viene messo giù e c'è l'ammonizione giusta per Cosenza qui. Sì, bravo Milinkovic nell'occasione, perché in velocità ha puntato direttamente Cosenza spostandogli la palla con l'esterno e a quel punto, come rivediamo dal replay, è caduto dopo ma l'intervento c'è stato e quindi secondo me è stato giusto sanzionarlo. Però l'applauso questa... adesso di Lucarelli, di tutta la panchina del Messina per questa bella azione contropiede. Perché questa potrebbe essere proprio la fotografia, no? Anche di uno dei temi del match, cioè un Messina molto attento in fase difensiva che vuole provare a sfruttare le ripartenze, come è successo proprio con Milinkovic poco fa. Diciamo un Messina conscio anche dei problemi, anche di formazione, che prova a fare una gara accorta. Qui c'è Pozzebon, cerca di sfruttare questo calcio da fermo, l'attaccante del Messina fa rispettare la barriera d'apice, si aspetta il suo fischio per la battuta. Ancora non arriva, dunque Pozzebon, breve la rincorsa, parte Pozzebon direttamente sulla barriera e poi un pallone rimesso dentro, ma a quel punto facile per Gomis, di fatto ha ripreso il posto da titolare, è un po' in ballottaggio con Bleve, adesso però sta toccando a lui, tanto il lancio in avanti a cercare Torromino che viene anticipato. Poi in mezzo al campo Milinkovic molto attivo in questo inizio di match, recupera un altro pallone, Jonut. Fanno fatica a prendere Milinkovic perché è bravo nel giocare tra le linee, abbina a qualità anche una struttura importante per cui nel corpo a corpo spesso risulta vincente nei duelli, un Lecce invece che quando è in possesso di palla non riesce a dare velocità alla manovra perché i quattro davanti al momento sono troppo fermi e devono smarcarsi prima. Eccolo ancora Milinkovic che se ne va, Milinkovic il suo cross a cercare Pozzebon, il colpo di testa di Cosenza, in difficoltà il Lecce in questa circostanza, ancora in avanti il Messina con pallone che però viene toccato per ultimo da Grifoni, dunque la rimessa laterale per il Lecce che ha avuto un po' di apprensione nella sua fase difensiva sull'incursione dei siciliani. Abbiamo sottolineato in apertura quanto sia una squadra offensiva anche in mediana, Fiordilino e Zonev, il bulgaro Zonev è un giocatore
che fa entrambe le fasi, ma certamente si fa apprezzare di più quando può ripartire palla al piede e sfruttare il suo dinamismo. Si fanno sentire anche i tifosi del Lecce, saranno una dozzina in tutto arrivati qui a Messina, con parecchi striscioni però. Mancini si gira benissimo, porta avanti il pallone, poi sbaglia però l'appoggio su Milinkovic. Il rinvio di Musacci che non è preciso. Applaudito adesso il controllo di palla di Lucarelli, il mister. La classe pallone non che... è acqua, Lucio. ancora classe Lucarelli. Eh sì. Lo dicevamo, è arrivato in una situazione non facile Lucarelli. Di fatto ha campionato in corso, l'ultima esperienza con il Tutto Cuoio, e poi ha accettato di prendere in mano le redini della panchina del Messina. Scorso anno era stato esonerato Lucarelli il 26 aprile del 2016. Una carriera davvero lunghissima, con tante soddisfazioni per lui da calciatore. Qui intanto c'è il Lecce in avanti con questa opportunità, il calcio d'angolo. A proposito della carriera di Lucarelli, con la sua parentesi, 2 anni proprio con il Lecce, i tifosi del Lecce gli hanno chiesto insomma i 3 punti. Mister, sì, ti ricordiamo, ti vogliamo bene, però adesso il Lecce deve vincere, così con i tweet. Attenzione qui intanto, pericolo, poi Lecce, la conclusione con ancora una deviazione, pericolosissimo il Lecce qui. Rivediamo il cross di Dumbia, il colpo di testa e la palla che è rimasta lì, è arrivato da dietro alla conclusione Zonev e ha guadagnato questo calcio d'angolo. Rivediamo qui e poi il corner con Berardi che allunga, molto pericoloso sul calcio da fermo il Lecce, con un Messina schierato a zona con 8 uomini dentro all'area di porta, 2 in prossimità invece dell'area lateralmente, e un Messina che nella prima circostanza non era... Sonev è arrivato secondo me senza quella convinzione giusta per essere più decisivo. Poi ancora una conclusione da lontano, anche in questa circostanza però non c'è stata grande precisione. La conclusione di Vutov, pronto a far ripartire il Messina. Berardi, si diceva dell'esperienza di Lucarelli con il Lecce, 66 presenze in 2 anni tra il 99 e il 2001, 31 reti con la maglia dei Salentini per il tecnico del Messina, tra le sue tante naturalmente esperienze. Nel corso della sua lunga carriera. Messina che prova a venire in avanti, il lancio su Milinkovic, spostato questa volta a destra, ha recuperato bene in questa circostanza Bruno, poi il lancio in avanti a cercare Torromino, Cosenza ha allargato il gioco per Ciancio. Un fallo in mezzo al campo con Fiordalino che è caduto. Calcio di punizione in favore del Lecce, pronto Fiordalino a far ripartire Cosenza. Fiordalino con il destro dentro a cercare Persano. Si muove bene Persano, protegge il pallone, poi il tocco per Vutov che non è preciso, Vutov però lo recupera, entra in area di rigore, destro, fuori! E qui si è vista la sua tecnica, aveva la possibilità di calciare direttamente col sinistro come rivediamo, invece con questo dribbling riesce a far fuori De Vito e a portarselo sul destro, giusta la scelta della diagonale ma non è preciso.
si è inserito benissimo, ha approfittato di un rimpallo favorevole, poi però ha chiuso troppo nella conclusione, non ha trovato la porta di Berardi. Questa di fatto è la prima grande occasione del match con Vutov. Dumbia, il suo controllo, arriva Contessa, riceve lui, poi va al cross dentro, attenzione qui sul rimbalzo, Fiordilino ha allargato il gioco, Vutov in area di rigore, Vutov questa volta il sinistro, si lamenta, calcio di rigore sulla conclusione ancora del bulgaro, giocatore in prestito dall'Udinese. C'è stato Musacci, secondo il direttore di gara d'apice, che ha toccato con il braccio. Rivediamo, grazie a Franco Venditti. Guarda, io... Era De Vito. Io, francamente, dove se lo poteva mettere questo braccio? Non l'aveva largo, era naturalmente largo lungo il corpo, però sinceramente... mi lascia molto perplesso. Sì, effettivamente. Molto perplesso anche Lucarelli in panchina. Sì. Non ha convinto totalmente questa decisione da parte di Dapice. Pronto intanto Caturano, parte lui con il sinistro, rete, non sbaglia il bomber, decima in... campionato, porta in vantaggio il Lecce su un calcio di rigore quantomeno dubbio, ma Lecce che è in vantaggio. Rivediamo, 1-0 con il sinistro, niente da fare per Berardi, con freddezza, precisione, con il mancino, il suo piede preferito, lo ha guardato fino all'ultimo spiazzandolo. Caturano è andato a festeggiare in panchina con mister Padalino e con tutti i compagni di squadra il vantaggio del Lecce. E dunque giocatore in prestito dal Bari, ecco che lo vediamo, arrivato lo scorso gennaio da Ascoli, si conferma bomber con questo gol su calcio di rigore che di fatto sblocca il match, è il secondo rigore nella stagione per lui, per Caturano. Cinicamente il Lecce ha approfittato di questa situazione e adesso è chiaro che diventa anche un'altra partita dal punto di vista tattico, con il Messina che dovrà provare a fare maggiormente la partita rispetto a quanto successo finora. Ciancio, Vutov, c'è qui l'ammonizione per numero 28 Marseglia, dunque altro ammonito del match. Gli sposta la palla a Vutov e Marseglia entra in ritardo direttamente sul piede. Un ammonito per parte, prima Cosenza, adesso Marseglia per il Messina. C'è il calcio di punizione per un Lecce che già da alcuni minuti prima del gol del vantaggio ha aumentato la velocità di palla nel palleggio e soprattutto aveva cominciato anche ad alternare gioco a destra, gioco a sinistra, e questo lo deve fare con più continuità nell'arco della partita se vuole mettere in difficoltà la difesa del Messina. Zonev, Berardi esce, poi va al rinvio subito in avanti per Milinkovic che cerca di prendere il pallone. Bravo Fiordinino, attenzione qui però Milinkovic in aria sul tocco di Pozza. Bon, Milinkovic supera anche Gomis. Milinkovic, calcio. Si avvicinano, calcio dal fondo assegnato dall'arbitro, tutti i giocatori del Messina avrebbero voluto il rigore, sì. Grandi proteste anche in panchina con Lucarelli in piedi. Rivediamo qui Milinkovic, tocca il pallone Gomis, poi ancora Milinkovic. No, secondo me non c'è niente,
ed è stato Milinkovic che non si è accorto che avrebbe dovuto, dopo il primo dribbling, passare al compagno Pozzebon, che era già frontale e quindi aveva lo specchio della porta molto più favorevole, e invece nell'occasione è stato un po' troppo egoista. Grande occasione anche per il Messina, sprecata però così. Poi è stato ammonito Musacci. Secondo ammonito del Messina dopo Marsiglia. C'è già movimento sulla panchina del Messina, si è andato a scaldare Jacopo Ferri, l'ex capitano della Roma Primavera. C'è Lucarelli che sta continuando a parlare con indiavolato. Sì, con l'assistente sicuramente. Sì, ha detto come si fa, era più rigore il nostro che non quello che avete dato a Lecce, testuali parole. Ma diciamo che entrambi sono dubbi, nel senso che sono... entrambi si potevano tranquillamente non dare, il problema per il Messina che invece quello del Lecce è stato assegnato dal direttore di gara d'Apice. Diciamo che nell'occasione io da mister sarei più arrabbiata con il mio calciatore, perché non puoi in quell'occasione far tutto da solo. Era già stato bravissimo Milinkovic ad inizio azione con il primo dribbling, a quel punto hai il compagno di fianco a te e gliela devi dare, e infatti Pozzebon è già da due minuti che lo sta rimproverando, perché poi magari poteva sbagliare, questo è chiaro, ma di sicuro avrebbe fatto la scelta più opportuna. Lo sentivamo già nel corso dell'intervista di Lucio Micheli nel pre-partita, quanto fosse arrabbiato Lucarelli rispetto anche all'arbitraggio dell'ultima gara persa 3-0 a Melfi, ed evidentemente qui c'è in qualche modo anche una continuazione di protesta. Tanto attenzione però al Lecce che viene avanti in maniera pericolosa, il cross dentro, c'era Persano ma palla un po' troppo dietro, con il Messina che recupera Mancini. Intanto vi dico che Ferri è già pronto e probabilmente sarà lui a entrare sul terreno di gioco per cambiare qualcosa nell'assetto tattico di Lucarelli. Uscirà probabilmente Grifoni. Intanto il cross dentro da parte di De Vito, ancora il Messina, di nuovo un cross, Pozzebon, palla troppo lungo, Marsiglia non riesce a trovare il pallone, ma è un Messina orgoglioso, sta venendo avanti nel tentativo di trovare presto la rete del pareggio. Un Messina in partita, una gara equilibrata, sbloccata solo da una palla inattiva da quel rigore, ma un Messina che ha avuto subito la pronta reazione dopo essere andato in svantaggio. Dunque il calcio di punizione con Mancini. Ancora non c'è l'ok da parte del direttore di gara d'Apice, ecco il fischio, va Mancini dentro, palla troppo lunga. Gomis era finito anche probabilmente in posizione irregolare, Pozzebon va al rinvio, Gomis lungo su Dumbia. Dumbia che prova a saltare e ci riesce, il proprio diretto avversario. Dumbia entra in area di rigore, Dumbia il pallone, cross, poi Butov. È stato fischiato un fallo con il calcio di punizione che adesso batterà il Messina. Pronta la sostituzione, come pronta ci aveva annunciato. Pronta la sostituzione, pronto anche Lucarelli, ha detto ai suoi facciamo il 3-4-3. Dunque fuori Grifoni, tre centrali, un Messina inedito. Aveva cominciato con un modulo non consueto, il 4-4-1-1, e continua con questo adesso 3-4-3. Dunque fuori Grifoni, al suo posto Jacopo Ferri, attaccante in prestito dalla Roma. Nella scorsa stagione era alla SPAL, sette presenze ed una rete nel corso dell'anno del storico ritorno in Serie B dei ferraresi. Curiosità, Cosenza ha detto a Padalino faranno il 3-4-3, Padalino con calma ha detto sì, va bene, per il momento noi rimaniamo così. Ed è il neo entrato Ferri che si è andato a posizionare come terzo di sinistra nel terzetto d'attacco, che vede Pozzebon centrale e Milinkovic largo sulla destra. Certo, molto attivo in panchina Lucarelli, ha cambiato subito. Non ha aspettato come spesso accade, ha voluto subito in qualche modo mischiare le carte e giocarsi appunto questa opportunità con Ferri. Secondo me perché ha visto comunque che sulle ripartenze ci sono degli spazi dove, da,
da aggredire, in particolare sulle corsie esterne. E da qui l'idea di mettere in campo il giovane Ferri, un calciatore che nell'uno contro uno può crearti superiorità numerica. Naturalmente poi Marsiglia darà una mano nella fase difensiva quando ci sarà in attacco il Lecce, evidentemente anche dar man forte alla linea. Beh, chiaro che per Jonut e Marsiglia un compito fondamentale, sono loro gli equilibratori della doppia fase sulle corsie esterne. Dumbia, Lecce che cerca di gestire il vantaggio ottenuto con un calcio di rigore grazie alla rete di Caturano. Marsiglia dietro. Continua a volere una squadra molto alta, però Padalino che ha detto ai suoi, insomma, che va bene così, non ci dobbiamo fare intimorire, dobbiamo continuare ad attaccare noi. Pozzebon riesce a mantenere il possesso, c'è il fallo di Zonev, dunque il calcio di punizione in favore del Messina. Pronto Musacci. Un lottatore, Pozzebon, un giocatore che anche quando esce dall'area di rigore sfrutta la sua determinazione oltre che alla struttura per creare qualcosa di pericoloso, nella circostanza si è guadagnato una punizione. Adesso D'Apice, poco fa l'arbitro ha richiamato ufficialmente Lucarelli, ha detto basta così. Manuel Mancini, il pallone dentro l'area di rigore, c'è Milinkovic che la recupera, ancora Milinkovic. Palla sul destro, entra in area il cross, anticipato Jacopo Ferri, ancora Messina che ci sta provando con tutte le sue forze qui, intanto però ha recuperato il Lecce, un po' scoperta adesso la squadra di casa, c'è possibilità di ripartenza, può fare male qui il Lecce, attenzione centralmente Dumbia, se ne va poi il pallone proprio per lui. Male, la gestione 4 contro 3 anziché scaricare palla esterna per creare il 2 contro 1, ha voluto dare in verticale a Dumbia che stava tagliando verso la porta, e da lì appunto è stato bravo il difensore ad intercettare perché aveva preso posizione in anticipo. Aveva lasciato scoperta praticamente la sua zona difensiva il Messina, si è visto subito sulla ripartenza del Lecce, un'occasione potenziale gigantesca sprecata però da parte della squadra di Padalino, con ultimo tocco non preciso proprio per Dumbia che si era inserito bene. Colpo di testa parte di Rea, attacca Ciancio, poi il pallone per Vutov, cade Persano, Berardi messo un po' in difficoltà, rinvia senza pensarci troppo, dunque rimessa laterale ancora in favore del Lecce, 31esimo del primo tempo per questa gara della 17esima giornata del campionato italiano di Lega Pro Girone C. 1-0 il punteggio in favore del Lecce su calcio di rigore, la rete di Caturano, calcio di rigore che naturalmente produrrà non poche polemiche. Sembrata generosa la scelta del direttore di gara D'Apice. Mancini, come comanda la squadra Cosenza, non solo la sua difesa ma anche il centrocampo del Lecce. Jonut dentro, anticipato Ferri. Messina che da quando è passato a tre in difesa è andato Rea, l'esperto, a comandare la linea, è lui che fa il centrale con De Vito centro-sinistra e Bruno centro-destra. Vutov ha chiamato il pallone Persano, Vutov però si è appoggiato prima a Zonev, poi di nuovo tentativo di Fiordilino dentro, recupera il Messina che prova a ripartire, lancio in avanti su Ferri, non riesce ad addomesticare il pallone l'attaccante del Messina, Fiordilino
Drudi, ancora Fiordilino a cercare Ciancio, Vutov, Fiordilino, resta lì, Lecce non riesce a guadagnare metri con un Messinora tutto raccolto nella propria metà campo in fase difensiva. Anche se adesso piace a Padalino la sua squadra perché sfrutta l'ampiezza del campo, è cosa che aveva chiesto l'allenatore fin dall'inizio. Tocco di Zonev in avanti per Persano che sbaglia, dunque può ripartire Marsiglia, il sinistro in avanti a cercare Pozzebon con Cosenza, cade Pozzebon, non c'è fallo, dunque Drudi va con la battuta lunga a cercare Dumbia, Dumbia non può intervenire, rimessa laterale in favore del Messina. Jonut, lo scatto di Milinkovic, Milinkovic buona la sua azione qui, se ne va a centrale Milinkovic, c'è Ferri solo a sinistra, ha portato troppo palla ancora una volta il giocatore siciliano. Peccato, perché da un punto di vista tecnico sta facendo vedere cose egregie, però poi nelle scelte invece dimostra dei limiti e soprattutto quell'individualismo che non fa bene alla sua squadra. Vutov centralmente, il tocco di Zonev, poi ancora Vutov, la battuta sempre profonda a cercare Caturano, tocco dietro, Zonev la mette dentro, Dumbia colpo di testa, non può coordinarsi meglio di così. Sì, non riesce a dare potenza anche perché il traversone era lento, per cui non è stato agevolato anche da questo aspetto per un Lecce che sì, riesce a trovare ampiezza sulle corsie, però nella tre quarti non la riesce a trovare invece sul fondo campo, e forse lì dovrebbe insistere maggiormente per mettere poi al centro palloni più pericolosi. Cerca di venire avanti Pozzebon, Gomis se ne va a centrale su Fiordilino, poi Ciancio, la battuta lunga con Caturano che tocca per ultimo, rimessa laterale in favore del Messina. Gara sempre molto viva e anche equilibrata, ma c'è il vantaggio è del Lecce. C'è una buona comunque interpretazione da entrambe le gare, anche perché il Lecce fraseggia di più considerando che è in vantaggio e quindi cerca di giocare il pallone in sicurezza, dall'altra parte un Messina che invece prova a cercare con più velocità la profondità. Vutov appoggia per Ciancio, a destra il cross di Ciancio, dall'altra parte guadagna una rimessa laterale il Lecce. Dumbia, Zonev, Drudi, aspettano movimenti dei compagni per il lancio, sempre linee orizzontali. Ciancio, sono un po' pigri nello smarcamento, in particolare Caturano e Persano, e questo facilita il posizionamento dei difensori, soprattutto centralmente, un 3 contro 2 che non permette neanche la giocata in verticale perché non c'è proprio lo spazio. Lucarelli continua a dire ai suoi di stare più alti, vuole che sfruttino di più il campo e che non si facciano schiacciare all'indietro. Calcio di punizione in favore del Messina con Musacci pronto alla battuta subito per Marsiglia, ma bisogna rettificare la posizione di battuta. Dunque continui i richiami da parte di Padalino e anche da parte di Cosenza nei confronti di Vutov, che non tiene bene la posizione in campo. Sì, è un giocatore che si vede che ama stare più al centro, probabilmente è più una seconda punta che un attaccante esterno, e quindi molto spesso taglia lasciando tutta scoperta la fascia, in particolare nella fase di non possesso. Mancini allarga il gioco per Marsiglia, Marsiglia può andare in avanti, Marsiglia una finta, palla sul destro, il cross
il colpo di testa da parte di Contessa, resta in attacco il Messina, di nuovo una palla messa in mezzo ma senza grande precisione, a buon gioco la difesa del Lecce a far scorrere il pallone oltre la linea di fondo e dunque adesso la possibilità per Gomis di far ripartire l'azione. Sempre Milinkovic molto attivo ma anche in alcuni casi troppo poco preciso. Tra l'altro la difesa del Lecce comunque prende bene la posizione in anticipo, riempie l'area, quindi non è semplice comunque per nessuno trovare un giocatore del Messina libero di battere a rete. Persano ha recuperato un buon pallone, Zonev vicino c'è Fiordilino, Zonev se ne va da Drudi, dietro è un Lecce che non vuole rischiare una giocata senza avere certezza dell'esito e vedete come continui a in qualche modo gestire il possesso palla in attesa del varco giusto. Cosenza, c'è Ciancio vicino, riceve lui, Ciancio attaccato da Marsiglia, Drudi, l'impostazione parte proprio da lui, qui buono l'intervento difensivo di Jonut, poi Mancini. De Vito, tocco su Marsiglia, Marsiglia di nuovo la palla sul destro, lancio su Pozzebon, Pozzebon sbaglia il controllo, ha recuperato Zonev, prova a ripartire il Lecce, arriva velocissimo Contessa a dare aiuto a Dumbia, a sinistra Dumbia si ferma, la sua frenata, poi il tocco su Persano, perde il pallone Persano. Sempre Lecce, Zonev, Fiordilino, carica il destro, fuori. Non riuscendo a trovare l'1-2 centrale per sfondare dentro l'area di rigore, una Lecce che come abbiamo già detto non forza la giocata, in questa occasione invece un retropassaggio per permettere al compagno Fiordilino di andare alla conclusione, una conclusione senza grandi velleità. Quarantesimo, dunque 5 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo, sempre 1-0 il risultato in favore del Lecce, decide finora il calcio di rigore realizzato dal bomber di questo girone, Caturano alla sua decima rete finora stagionale, insomma si conferma elemento naturalmente molto importante per Padalino. Calcio di punizione battuto da Contessa, poi Drudi, Contessa, Drudi, la battuta profonda intendeva servire Vutov, però Marsiglia retrocesso, Pozzebon anticipato da Cosenza, buono l'intervento del difensore delle Lecce in avanti, Caturano resta a terra, si continua a giocare, non c'è intervento falloso, prova a salire Bruno. Ancora a terra l'attaccante, sì, del sanitari pronti Lecce. E probabilmente tra poco potranno entrare sul terreno di gioco. Ha fischiato d'apice, tanto Franco sì, Venditti ecco, ecco. Ci fa rivedere il momento del contatto che ha determinato la caduta a terra di Caturano. Eccolo il bomber. Sono i medici vicino a lui naturalmente per verificare un po' le condizioni. La sua migliore stagione in carriera 2014-2015 con il Melfi, 18 gol in 36 gare, insomma attaccante che ha sempre segnato, che esperienza, fisicità, capacità di muoversi dentro l'area di rigore, spesso bravo nel chiudere a rete sulle seconde palle o sulle respinte corte dei portieri, per la categoria è un signor bomber. Pronto a rientrare Caturano. De Vito, ha sbagliato Rea e poi ha recuperato però dall'altra parte, la rimessa laterale in favore del Messina,
ha recuperato Zonev, sale Persano, allargato il gioco proprio per catturare in area di rigore, destro Berardi, ancora gioco vivo, il cross, non è riuscito a intervenire Persano, c'era un'ottima opportunità per lui. Clamoroso direi, è andato troppo molle su un pallone molto invitante. Si è infuriato Padalino in questa circostanza. Poteva chiudere qui e trovare la seconda rete il Lecce, ma ecco che abbiamo rivisto la parata dall'altra parte, lancio lungo con Gomis che blocca. Ci sarà un minuto di recupero alla fine del primo tempo. Grazie a Lucio Micheli, dunque si andrà all'intervallo al 46esimo. Caturano prova a tenere il pallone, Vutov poi dentro per Persano, Persano può andare alla conclusione, deviazione, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Qui ha dettato bene il passaggio trovando il tempo giusto di attaccare la profondità e giusto anche di provare direttamente la conclusione sul secondo palo, la deviazione ha fatto guadagnare un corner. Mentre abbiamo rivisto prima qui il contatto tra i due giocatori in campo, hanno anche rischiato qualcosa. Sì, De Vito e Caturano stavolta, che con Lucarelli che ha chiesto all'assistente di linea, ha chiesto, non hai visto niente, sei sicuro? Qualcosa sicuramente c'è stato tra i due, qui rivediamo poi la conclusione e il tocco importante di Bruno che di fatto ha murato la conclusione dell'attaccante del Lecce. Calcio d'angolo dunque in favore dei salentini che naturalmente hanno più spazi quando ripartono, finora non hanno trovato però concretezza per raddoppiare. Ancora il cross di Vutov, il Messina recupera, viene avanti il lancio con il rinvio poi ancora di Bruno. Fiordilino era rimasto lui in copertura sul calcio d'angolo, Messina in possesso, il lancio per Mancini, Mancini guadagna una rimessa laterale, c'è il pallone che viene girato su Bruno, allargato il gioco per De Vito, si fa vedere Marsiglia, De Vito centralmente per Jacopo Ferri che sbaglia però il tocco, sta per scadere il tempo regolamentare, poi un minuto di recupero come ci ha annunciato Lucio Micheli da bordo campo. Pozzebon, Cosenza, c'è il fallo, qui il calcio di punizione in favore del Messina, probabilmente l'ultima azione di questi primi 45 minuti. Le proteste adesso del Messina che avrebbe voluto proseguire in contropiede. Adesso scatta l'extra time, dunque un minuto, il cross sbagliato dentro di Marsiglia. Prova a chiudere in attacco la squadra di Lucarelli, De Vito, impatto sbagliatissimo con il pallone, sale Zonev, a sinistra c'è Dumbia, attenzione, da profondità anche Caturano, la palla è a destra, la conclusione, rete Persano, Lecce 2, Messina 0, non sbaglia il giovane Persano questa volta. 2-0, un destro, non ha lasciato scampo a Berardi, prima rete stagionale per l'attaccante. Rivediamo l'azione dentro l'area di rigore, questa volta ha trovato il gol, era solo e il destro ha fulminato Berardi. Di collo esterno come possiamo riapprezzare dopo un ottimo primo controllo e con quella determinazione per calciare, per fare gol, usando anche la potenza, non solo la tecnica, e in tutto questo Persano, dobbiamo dirlo, si è fatto perdonare per l'errore precedente. Botta pesantissima per il Messina, praticamente con un piede negli spogliatoi le due squadre, è arrivato questo raddoppio della squadra salentina, dunque 2-0 e vediamo se c'è il tempo per un'ultima azione. Palla persa, no, si va dunque all'intervallo con il Lecce avanti 2-0 sul calcio di rigore. Caturano aveva portato in vantaggio la sua squadra e poi poco fa
il raddoppio di Persano 2-0. Bisogna dire risultato forse anche un po' troppo pesante rispetto a quanto abbiamo visto finora nel primo tempo. Sì, sono d'accordo, è vero che Lecce ha avuto più occasioni, va ribadito, e quindi probabilmente nell'arco dei primi 45 minuti un vantaggio per 1-0 ci poteva anche stare, seppur maturato in circostanze molto molto dubbie. È una Lecce che si è fatto preferire sotto il profilo del palleggio e del fraseggio, che è riuscito bene a tenere il campo coprendolo sia in avanti che dietro con un buon equilibrio. Dall'altra parte però un Messina che quando riparte è stato veloce e anche abbastanza pericoloso, negli ultimi 10 minuti però poco preciso nell'ultima scelta, un po' troppo frenetico, e secondo me è lì che deve lavorare Lucarelli per migliorare la sua squadra. Prima del break, veloce da Lucio Micheli per avere anche le reazioni delle due panchine al raddoppio del Lecce. Sì, Lucarelli infuriato perché insomma avrebbe voluto una maggiore attenzione difensiva da parte dei suoi. Avete visto come si è sviluppata quell'azione, troppo facile quell'azione sulla tre quarti del Lecce. Dall'altra parte la soddisfazione di Padalino, che più volte aveva detto ai suoi di insistere e cercare il raddoppio prima della fine del primo tempo, appunto. I numeri qui dei primi 45 minuti, ci fermiamo un po' di pubblicità, poi di nuovo in diretta dallo Stadio San Filippo, Franco Scoglio di Messina, a dopo.